In attesa per lunghe ore, qualcuno addirittura aspetta anche dalla notte. Sono i camion dei rifiuti di diversi comuni della provincia di Foggia che aspettano di poter conferire nella discarica di Passo Breccioso, un impianto che da tempo fa registrare disagi e disservizi e che, soprattutto negli ultimi giorni, sta mandando in tilt tutto il sistema della raccolta rifiuti, soprattutto a Foggia, ormai in piena emergenza. Una situazione esplosiva che potrebbe peggiorare nei prossimi giorni, riversando le proprie criticità non solo sulla raccolta in città, ma anche sul sistema di rifiuti di gran parte dei comuni della Capitanata e non solo, che conferiscono a Passo Breccioso. Un allarme lanciato proprio ieri dall'AMIU Puglia, che evidenziava una situazione di estrema difficoltà, ma indipendente dagli interventi messi in atto dalla stessa società dei rifiuti. Intanto a Passo Breccioso da giorni si aspetta di poter conferire rifiuti. Praticamente non stanno venendo i camion convenzionati, sia quelli dell'Ecodown che quelli della Castiglia. Non caricando quello che macinano non possiamo scaricare noi. Io sto da poco, sono arrivato che erano le 7. Il mio collega ha fatto la notte, ha dato il cambio al mio collega. Non ho capito da chi è a monte. Perché quest'estate diciamo che bene o male si è andato tranquillo. È a quest'ora che si sono bloccati, sono un paio d'ore che sono bloccati. Però hanno detto che stamattina 8:30, fino alle 8:30, 9 si scaricava. Ma tutto bloccato. Se non liberano i capannoni e caricano questi camion, noi non possiamo scaricare. Nell'impianto del trattamento meccanico biologico di via Trinitapoli, che sembra avere difficoltà a causa dei rallentamenti anche sull'altro impianto, quello di Manfredonia, sono in attesa dalla notte camion che arrivano da Margherita di Savoia, Stornara o San Severo, che aspettano di poter scaricare. E man mano che le attese aumentano, aumentano anche le file dei camion e a cascata il sistema della raccolta dei rifiuti si inceppa, andando a creare enormi difficoltà a tutto il servizio di igiene. Noi aspettiamo, ci danno, se Dio vuole, il cambio turno a noi, che vengono, ce ne andiamo noi dopo dall'orario di lavoro e vengono loro a darci il cambio a noi. Che all'altra discarica dovevano andare a scaricare e non riescono a scaricare perché vanno ad aspettare, quindi c'hanno qua che sono pieni e non possiamo scaricare. A pagare il conto più salato è proprio Foggia, dove da qualche ora è ripresa sì la pulizia dei cassonetti, ma non quella delle strade e dei marciapiedi, dove sono accumulati sacchi di immondizia e rifiuti di ogni genere. Uno spettacolo per nulla edificante e che mostra una città sempre più sporca in ogni angolo e nella morsa di una vera e propria emergenza, della quale AMIU tiene a precisare di non essere l'unica responsabile.